Namaskaram Sadhguru, hai detto che se qualcuno ne ha davvero la volontà, sei disponibile per loro oltre la loro logica. Quindi, se qualcuno in questa sala ne ha davvero la volontà, puoi leggere la loro mente? Oppure diciamo che io sono Shimla e ti penso, ne ho davvero la volontà. Sì, per favore, iniziami o guidami, lo saprai? Quindi, posso leggere la tua mente. Non spreco il mio tempo a leggere la mente delle persone, perché... Non leggo nemmeno la mia mente, perché è un cestino di rifiuti. Perché cosa c'è nella tua mente? Hai scelto in merito a cosa c'è nella tua mente? Fin dalla tua infanzia, a qualunque cosa sei esposto, ciò che vedi, senti, annusi, assaggi, ogni cosa nella tua mente, non è così? La tua mente è il bidone dei rifiuti della società. Non hai scelta. Se questa persona parla, lo prendo. Se questa persona parla, non lo prendo. Hai una scelta simile? Se ti maltratto, te lo ricorderai molto di più che se ti dico cose carine. Sì o no? Ci siete? Quindi, è un cestino dei rifiuti. Prende ogni cosa. Puoi scegliere cosa usare e cosa non usare. Quella scelta hai, se non sei in uno stato reattivo. Ma non hai scelta su cos'è nella tua mente. Non è così. Proprio ogni cosa a cui sei stato esposto è lì, nella tua mente. Le persone che sono indaffarate a diffondere bugie nel mondo parlano di una mente pura. Come può un cestino dei rifiuti essere puro? Come può un bidone dei rifiuti essere puro? Se rimuovi metà cervello, mente pura. Altrimenti, ogni cosa che hai accumulato è lì. La scelta di cosa usare e cosa non usare. Quella è la tua scelta. Ci siete? Questo vi differenzia l'uno dall'altro. Una persona sceglie le cose giuste, un'altra persona sceglie a caso, qualunque cosa. Così di conseguenza le vostre personalità vengono determinate. Ma hai davvero una scelta su cosa contenere nella tua mente? Tutta la sporcizia del mondo è lì nella mente, non è così? Non hai scelta su cosa tenere nella tua mente. Se pensi non dovrei tenere questo, solo quello rimarrà. Adesso come esperimento, tutti voi chiudete gli occhi per 10 secondi. Non dovreste pensare a una scimmia, ok? Niente scimmie per 10 secondi. Solo scimmie, non è così? Quindi sto dicendo, non hai scelta. Tutto ciò che è buono e cattivo e assurdità, tutto quello che è giunto verso di te è nella tua mente. Non puoi scegliere. Non puoi scegliere cosa tenere. Puoi solo scegliere cosa usare. Anche quella scelta, molte persone l'hanno persa. Per cui, non parlare di leggere la tua mente. Non voglio camminare tra tutta quella sporcizia. Ci siete? Non percorro neanche la mia mente, figuriamoci la tua. Ma la domanda di base è qualcos'altro. È solo che ho colto qualcosa all'atere. Ti devo dire questo. Ho iniziato più persone nel mondo che non ho mai incontrato che persone che ho incontrato. Ho incontrato alcuni milioni di persone, ma ho iniziato molte, molte più persone che non ho mai incontrato. Non mi hanno mai visto, non hanno mai saputo niente di me. Semplicemente se erano in un momento di volontà assoluta, non perderemo l'occasione. Quindi, ciò che volontà assoluta significa è che sei consapevole e non hai nessuna volontà tua, sei semplicemente qui. Se sei così a Shimla, non importa. Sei a Shimla o al Polo Nord, non importa, perché la consapevolezza non ha distanza. Parli di essere nella stessa stanza. Questo è solo il problema del corpo. Il tuo corpo è lì, il mio corpo è qui. È molto chiaro. Questo è il mio corpo, quello è il tuo corpo. Questa è la mia mente, quella è la tua mente. Chiaro. Qui e là si possono sovrapporre, possiamo essere un po' d'accordo. Ma questa è la mia mente e quella è la tua. Non hai mai trovato un'altra persona la cui mente è esattamente come la tua, sì? Pensavi così quando eri innamorato? Ma quando ti sei sposato hai realizzato che hanno la loro mente. Ci siete? No, tu sei una ragazza giovane. Non lo sai probabilmente. Accadrà. Quindi questa è la mia mente. Questo è il mio corpo. Quello è il tuo corpo e quella è la tua mente. Queste cose sono ora, almeno per ora, chiaramente separate.
ma voglio che tu capisca. Non c'è nessuna cosa come la mia vita e la tua vita. Tu tieni un po' della stessa cosa, io tengo un po' della stessa cosa. È come a Shimla. Sei cresciuto a Shimla? A Shimla facevi le bolle di sapone quando eri a scuola o altrove? Lo facevi. Supponi che oggi tu e io facciamo una gara di bolle di sapone. Tu ed io faremo delle bolle di sapone. La mia bolla è grande così, la tua è così. Allora dico, guarda qui, questa grossa bolla è la mia bolla. Puff, è andata. Dopo non dico, questa è la mia aria, quella è la tua aria. Quando la bolla tiene, questa è la mia bolla, quella è la tua bolla. Proprio così, questo è il mio corpo, quello è il tuo corpo. Ora, quando si rompe, non c'è più qualcosa come la mia vita e la tua vita, è una vita. Quindi, ne farai l'esperienza o crederai alle assurdità che sto dicendo? Questa è l'unica domanda. Se ne fai l'esperienza, dopo non devo più dirti sii gentile con la persona seduta di fianco a te. Non derubarli, non ucciderli, non fare questo, non fare quello. Ne avresti bisogno? Qualcuno ti ha detto questo mignolo è un mignolo indifeso, non tagliarlo, non farlo a pezzi, non martellarlo. Qualcuno te l'ha detto? Perché te ne prendi cura? Perché ne fai esperienza come una parte di te. Se fai esperienza di tutta la vita come parte di te, allora niente sarà necessario. Ovunque è connesso. Quindi, dico a Shimla, ovunque tu voglia, se semplicemente stai seduto lì, non come un uomo, non come una donna, non come persona, semplicemente come vita, noi siamo sempre in attesa. Devi fare un po' di ingegneria interiore. C'è un programma chiamato Ingegneria Interiore. Possiamo fare una cosa, solo se sei dedicato. Perché non vogliamo offrirlo a delle persone che non lo valorizzano? Perché è uno strumento incredibile. Milioni di vite sono state trasformate con questo. C'è una sessione di 7 giorni online. C'è in tutte le lingue. In inglese è la mia voce, nelle altre lingue è doppiata. 7 semplici passi che fai per annullare la tua mente. Poi c'è una semplice pratica che deve essere fatta più direttamente. Si chiama Shambhavi Mahamudra. Ciò che ti fa è che, se stai seduto qui, il tuo corpo è qui, la tua mente è là. Ciò che sei tu è un po' lontano da queste due cose. È vero che hai accumulato questo corpo in un certo lasso di tempo? Ci siete? L'hai accumulato. È vero che hai accumulato anche il contenuto della tua mente? Sì. Ciò che hai accumulato può essere tuo, mai e poi mai può essere te. Non è così? Se d'un tratto prendo questo recipiente e dico, questo è il mio recipiente, penserai, Sadhguru ha qualche problema. Ma tutti dicono che è saggio, ascoltiamo ancora un po'. Dopo un po' di tempo dirò, questo sono io. Allora dirai, andiamo via. Quando dico questo sono io, sai che questo è un caso clinico. Ma questo ti accade ogni giorno. Del cibo arriva nel tuo piatto. Dici, questo è il mio cibo. Lo mangi e poi dici, questo sono io. È un caso clinico, non è così? Ci siete? Ci siete? Un caso clinico o no? Nel momento in cui credi che ciò che non sei tu è te stesso, allora sei nel campo della pazzia. Il tuo unico conforto al momento è che tutti sono solo così. È così in una gabbia di matti. Solo un dottore è pazzo nel manicomio, sai? Gli altri sono tutti normali e basta. Sì. Dico, supponi che prendi queste due dita e cominci a infilzarti gli occhi. Penseremmo che c'è qualche disturbo, non è così? Ci siete? Sì o no? Se inizi a farti del male, ogni giorno prendi l'affilatezza della tua mente e continui a infilzarti. C'è un disturbo o no? È tutto qui. Se provochi qualunque sofferenza a te stesso, è il caso.
Ma tutti sono solamente così. Questo è il vantaggio al momento. Questa è una copertura. Che tutti siano così non lo rende normale. Ci siete? No, io non penso che sia normale. Quindi se sei vita normale, anche solo per un momento, ti troveremo a Shimla. Su cos'è? 99? 999? Qual è la frequenza? No, senza quella frequenza. Ti troveremo sul 100. Grazie, grazie mille.